cemento, masoveria dei verdi, dove tutti possono andare, dove tutti possono contribuire per mantenerle, per cui anche poterle strutturare e sfruttare in maniera più appropriata. Basta, molto, molto semplice. Grazie. Obiezioni, interventi a favore? Chi vuole dire qualcosa? Prego, in fondo. Sono d'accordo con le aree verdi, però quando vedo aree verdi inutilizzate, come spesso accade in luoghi balneari, fa un po' tristezza. Quando vedo dei parchi di divertimento come Casillis, diciamo dei nomi anche così tanto per avere un'idea, bellissimi parchi inutilizzati, sfruttati, fanno solo che pena. A favore dei parchi, però a favore anche dei giovani e dei bambini che li frequentano, se no vuol dire che le idee a monte fatte dai nostri politici sono subito sbagliate. Ok, visto una manazzata. Posso anche aggiungere? Prima come si fanno i parchi, perché ci sono dei parchi tipo parco designer, oppure grazie, magari sono sì, sono i parchi tipo un parco designer dove ci sono strutturati con delle cornicette, delle cose incalpestabili, oppure delle aree che sono dislocate nel territorio proprio dove ci sono le abitazioni. Però vediamo anche negli altri centri abitati che la struttura della città si forma tutta insieme, non è che possiamo fare il parco di là o una cosa di qua. Tanto per esempio ci sono, per esempio voi conoscete bene la zona di Piazza Marconi, area nuova, città pianificata, che non c'ha un parchetto per bambini eppure è nuovissima e dovrebbe essere l'ultima, cioè insomma l'ultima cosa costruita, dovrebbe essere praticamente, allora dovrebbe avere tutte le carte in regola per avere tutto quello che riguarda un lieto vivere, sia per i turisti che per gli abitanti. Quindi è come si fa? No, le zone verdi ci possono essere, ma di un certo tipo. Grazie. E sentiamo la risposta quindi di Eric. Sono due interventi però. Pienamente d'accordo con entrambi, l'esempio che ha fatto di Casillis, per cui sì, aree verdi però strutturate e organizzate in maniera tale che siano vivibili, che siano tenute su bene. Vediamo anche la pineta che purtroppo la maggior parte è chiusa ed è lasciata a sé. Io in questo caso coinvolgerei anche i cittadini per mantenerla pulita, per mantenerla ordinata. Quindi riassumendo la tua proposta è? Sì, sono pienamente d'accordo, cioè aree verdi però organizzate bene, organizzate da tutti, seguite da tutti, per cui chi frequenta tutti quanti. Ci posso aggiungere collegati con piste ciclabili? Certo. E ci saranno lasciando parlare. Ok? Bene. Ritornare al posto? Grazie. Adesso stiamo un po' ridendo, perché stiamo anche mostrando un po' il metodo, poi quando si fa una serata dedicata solo alla parola dei cittadini ovviamente si dà più tempo, più interventi, ma si dedicano due ore, tre ore solo alla parola dei cittadini. Bene, allora chi è d'accordo con la proposta di Eric, ma non aree verdi, alzi la mano e la tenga ben alzata. Buonasera, ho fatto questa proposta perché allo stato attuale l'Italia è considerata paese semilibero dal punto di vista dell'informazione, quindi vuol dire che TV e giornali sono pilotati, se vogliamo dire così, e quindi il mezzo più potente allo stato attuale è internet. E mentre è una cosa facile da raggiungere per i giovani, e gli anziani invece, scusate, gli over 60, diciamo, vanno un po' aiutati. Se dico a mio padre vota Movimento 5 Stelle, lui mi dice io non li conosco, non lo giustifico, però voglio aiutarlo.
e quindi insomma, una cosa importante soprattutto per il Movimento 5 Stelle, perché deve prendere anche questa fetta di potenziale elettorato. Grazie. Interventi su questa idea. Corsi internet gratuiti per over 60. Prego. Io avrei esteso il numero 30-40. Okay. Altri interventi? Avete sentito in fondo, vero? Sì, sì, sì. Altri interventi su questa idea? Corsi internet gratuiti? Prego. Beh, il comune dovrebbe mettere a disposizione un'area attrezzata con dei computer, perché non tutti hanno un computer in casa. E quindi, visto che ormai tutto viaggia sulla rete, anche le cose più semplici, le cose più semplici, anche quelle che effettivamente servono alla vita quotidiana, e nessuno, e qualcuno che non ha il computer in casa, evidentemente non sa dove poter andare a salare. Quindi il comune dovrebbe mettere a disposizione un'area attrezzata in maniera che qualcuno, chi ha bisogno, può andare a prendersi le informazioni che gli servono. Grazie. Rossano, rispetto. Ah no, mi sembra giustissimo, sono assolutamente favorevole. Ben venga, più ci sono queste strutture, meglio è, e prende più potenza questa cosa. Sulla sua proposta? Sì, ha ragione. Cioè, io lo metto così perché comunque, diciamo, do per scontato, sbagliando effettivamente, che diciamo fino a 40 anni, ecco sì, 50 forse è giunto comune, però bisogna abbassare la soglia. Quindi hai ancora 30 secondi, se vuoi proprio raccontare bene la tua proposta, che poi io lo voglio prendere. La sintesi della tua proposta? Sì, se avete a cuore il Movimento 5 Stelle, secondo me dovete votarla, perché dobbiamo prendere più potenziali votanti possibile, quindi prendere questa che forse sì. Okay. Grazie. Allora, chi vuole votare la proposta di Rossano, vediamo come è a posto. Corsi gratuiti in internet per tutti, quindi over 30, 40, eccetera. E poi alzare la mano e tenere la età. Adesso sentiamo Sergio che ci parla di miglioramento su urbanistica e accessi al mare e no abusivismo. Buonasera. Visto che la nostra città è vive sul turismo, è la migliore vicino industria che abbiamo, bisogna rappresentare bene nella nostra area. I nostri accessi sono dati cessi, non accessi, sono uno preso dall'altro. Io vedo quello vicino a me, ma ne ho pochi parenti, e sono tutti indecorosi. È logico che bisogna sistemarli, hanno sistemato le piazze, certe piazze speculando e brutte, molto brutte, invece di farle più d'acqua, devono far meglio gli accessi al mare che un biglietto da vista per la nostra città. Questo è la mia proposta. Sull'abusivismo? Sull'abusivismo purtroppo ce n'è troppo. Per esempio, a parte diciamo, un fattore economico, ma anche uno che va in spiaggia non può stare 2 minuti tranquillo. Ogni 5 secondi c'è uno che ti va a vedere le scarpe e dopo anche porta un danno sul mezzo. Grazie. Interventi su questo argomento? No, io volevo dire che la mia proposta si riallaccia un po' alla sua, no? Sì. Noi alla strada comunale 30 anni che raccogliamo firme per vedere da spastare che ci sono adesso anche diverse famiglie e anche diversi anziani con amici. Settimana scorsa c'erano delle voragini, c'erano con questo signore che aveva detto che se ne sa qualcosa. Cioè, devo riferirla, no? È 30 anni che vivo a Jesolo e sta storia qua è stata sempre fuori ogni anno. E niente, ce ne sono ancora tutti di queste bianche, sterrate, tutte volte. Grazie. Altri interventi? Il fatto degli accessi al mare,
siamo tutti consci di questa cosa, tante volte problematiche del ripristino del vecchio, perché facciamo tanto nuovo, però il ripristino del vecchio è difficile pilotarlo perché in genere le proprietà delle stradine sono private, non sono neanche comunali. Se i proprietari degli alberghi devono, hanno le fognature delle stradine, comunque praticamente dovrebbero interagire tra di loro per mettere a poi qualificare lo stesso centro urbano. Allora in questo caso il comune dovrebbe mediare i vari privati e cercare di trovare accordi comuni per agevolare, quindi magari anche facendo delle mosse comunque a interagire tra il privato e il pubblico, perché effettivamente questo ci voleva delle riqualificazioni, perché la maggior parte delle strutture poi sono private, di abitazione, di alberghi, di qualsiasi struttura, quindi l'interazione anche di tutto questo è importante. Sergio, quanto ai privati, sì, sono d'accordo con la pratica, però ormai sono vie praticamente, sono accessi al mare e sono vie, sono diventate pubbliche. Il terreno era privato, ma automaticamente anche i marciapiedi dietro sono privati, perché anche durante il negozio mio il negozio era privato, però hanno fatto marciapiedi, è diventato pubblico e il pubblico deve mettere a posto, perché non si può andare avanti così, perché poi è decoroso e anche pericoloso. E non li chiami per sole buche, per buche sovrati, niente, non si fa. E un'altra cosa anche, che sulle stradine che passa una macchina alla volta, l'albergo, l'abitazione, sono tre piani, fanno 25 piani. A un certo punto non si può, prima passavano tre macchine, adesso sono 50, 100 macchine, praticamente è anche un pericolo. No, dicevo io è abbastanza semplice, perché si parla di giovani che vanno fuori all'estero, di giovani che non riescono a comprare una casa, ma il problema è solo che qui all'estero, siccome che si costruisce solo per vendere, non si aiutano i giovani a avere un accesso, a riuscire a farsi un'abitazione, perché sono quasi sempre costretti ad andare fuori perché i prezzi sono più bassi rispetto agli esuli. In sintesi il discorso è solo questo. Grazie. Interventi su questo argomento? Grazie.
Ok? Sentiamo Giovanna che ci parla di riavere l'ospedale. Vengono
più famiglie adesso, ce ne sono veramente tante, ci sono i nonni che si muovono con le biciclette. Settimana scorsa con la pioggia si sono formate delle voragini, per cui una parte è anche franata. Ora metto una del paletto che segna che c'è la frana, però domani mi chissà che quanto. L'altra ieri mattina è passato una specie di attrezzo, no? Che butta la roba, la butta ancora sul fosso, fa ancora più danni. Lì bisogna buttare una ghiaia che rimane imbarcata e comunale la strada. E poi si procede alla spaccatura. Non è possibile. L'anno scorso mi si è bloccato il volante perché sono le macchine elettriche lì adesso. Se becchi una buca che tu non puoi non prenderla, perché sono talmente tanti. Si è bloccato il comando lì il volante è stato fermo perché potevo tirare le macchine sono elettriche. Questa storia è una vecchia storia. Abbiamo messo un sacco di firme, io ho tutte le firme, portato in comune. Ci sono dei mazzi così perché siamo accorti che dietro ce ne sono tante di queste stradine bianche. Non è possibile. Rimane qui un attimo che si chiama Rosario Via. Prego, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa sulle strade bianche della Sardara? Ecco. Prego. E dopo ce n'era un altro. Ha ragione. Ce n'era un altro che ha andato via. Un attimo, se ne sì, viene un altro che lo vedi. Prego. Ha ragione, sono d'accordo perché Jesolo è diventato ormai un cantiere edile, non una spiaggia turistica, è diventato un cantiere edile. Non parliamo di polveri sottili dovute all'asfalto, al cemento che si muove, che non ne parla mai nessuno, si parla solo di inquinamento acustico, discoteche che danno fastidio, ma sono tutte cose che farebbero bene una città balneare. Purtroppo chi governa questa città deve capire che ci vogliono anche le strade, urbanizzare un po' tutto e tappare i buchi, come giustamente dice la signora. Grazie. Altri interventi su questo argomento? Prego. Io vado contro tendenza. Non sempre asfaltare vuol dire creare una buona strada. Si possono mettere a posto, sì, le stradine bianche, rimettendo la ghiaia. Perché grazie all'asfaltatura le nostre città, alla prima pioggia, incominciano a essere allagate, mentre la stradina bianca drena l'acqua della pioggia. Perciò non tutte le stradine bianche servono, devono essere per forza asfaltate. Messe a posto, sì, continuamente, però non asfaltarle tutte, perché c'è bisogno che l'acqua dreni, ci sia il drenaggio dell'acqua, altrimenti le nostre città sono sempre piene di acqua alta. Sì, ma i comunali non sono capaci di sistemare niente. Basta un colpo di vento, si forma il nuovo, la stessa identica pozza, anche se non piove. Perciò drenare, proprio quella lì deve drenare, cioè. No, va bene, è chiara la cosa, spiace che c'era un signor Ramolo Piale che ha fatto la riunione in articolo, che era sparito. Guai, ma siamo andati là con Bergamo, la giunta, il vicepresidente, non c'era nulla, però ridono, facciamo, e lasciamo. Sono potenziato, ho provato anche la prestimata, ma casa mia e alcune piazze in Bergamo. Quindi sono a favore con la signora, con la proposta della signora. Altri interventi? Io sono un po' contrario all'inquinamento delle onde elettromagnetiche. Non trovo che sia necessario avere tutto questo bombardamento di onde. Anche se sembra che ormai la nostra società abbia bisogno di questo, ormai con una rete fissa si può benissimo essere all'avanguardia, oppure avendo dei centri dove c'è internet. Ok, grazie. Prego, se vuole rispondere. Allora io di dire quello che pensa. Chiaramente non solo per noi cittadini residenti, però secondo me è una cosa necessaria, visto che io sono una città turistica e d'estate i turisti ne abbiamo tanti e soprattutto utilizzano molto il web, secondo me.
finito così. Grazie. Allora, votiamo la proposta di Anna, internet gratuito su tutta la città. Chi è d'accordo, alzi la mano. Allora, adesso sentiamo Gianluigi che ci parla di rifiuti zero. Buonasera. Allora, le nostre città sono ormai invase dai rifiuti, le nostre case sono piene di rifiuti. Compriamo un sacco di rifiuti. Jesolo è agli ultimi posti della raccolta differenziata nella provincia di Venezia, mi pare che sia terz'ultima, ultima è Venezia. E pertanto la raccolta che è stata intrapresa qua nel comune è scarsa, non crea grandi risultati. Bisogna innanzitutto incominciare a chiudere la discarica che avete qui a Jesolo e fare una buona raccolta differenziata porta a porta, differenziando tutto, ma tutto, dal legno al vetro alla carta. Questo fa sì che i cittadini siano più sensibilizzati nell'acquisto dei rifiuti e fare un metodo di raccolta, di pagamento della tariffa di rifiuti. Chi fa più rifiuti paga di più. Interventi, prego. Sono d'accordo, però andrei anche a monte, ovvero nella produzione di tutto quello che facciamo, che ci fosse meno spreco. Faccio un esempio: se tutto venisse fatto utilizzando vetro e carta, che è fattibile, sicuramente riduciamo i rifiuti in una percentuale notevole. Grazie. Luca, l'ho visto prima. Forse non rifiuti zero, ma migliorare un po' l'ecologia, perché a scuola anche forse sbagliano molto a buttare nei contenitori i rifiuti, cioè li vedo io perché sbagliano sempre. Ormai. In effetti sono i grandi che sbagliano ben piccoli, perché nelle scuole i ragazzini capiscono subito, imparano subito, la colpa è dei grandi. È chiaro che anche l'amministrazione comunale dovrebbe incentivare l'uso di comprare meno rifiuti, mettendosi d'accordo con delle aziende o con dei negozi, a creare delle attività tipo il latte alla spina, tipo la pasta sfusa e non i cartoni. È chiaro che tipo adoperare l'acqua del rubinetto e non l'acqua minerale, come questa sera, che sarà meglio metterci una carafa di acqua del rubinetto. E quindi, chiaro, deve. Poi c'è la gran balla che i comuni turistici non possono fare la raccolta differenziata. San Francisco fa l'80% di raccolta differenziata, perciò tutti la possono fare. Grazie. Adesso votiamo la proposta di Gianluigi, rifiuti zero, chi è d'accordo, alzi la mano. Potete passare? No, dietro scusate, alzate. 41, 42, 43. 44. 75. Sentiamo Ettore.
che ci parla di creare strutture sportive per i giovani. Buonasera a tutti, sono Ettore. La mia proposta è molto semplice, dal momento che giovani ce ne sono, tutti hanno figli o nipoti che serve fa sport. E tante volte, molto spesso in questa città non riescono a fare perché non ci sono strutture. Tutte belle proposte, per carità, però tutte proposte tipo ospedale, tipo strutture turistiche, eccetera, eccetera, che secondo me e secondo il mio punto di vista umile non sono realizzabili per il comune cittadino jesulano. Monnezza, ospedale, sono tutti interessi economici. E dove c'è interesse, purtroppo, non comandiamo noi. Dove possiamo comandare? È sul giovane, sullo sport. Creare aree sportive, perché lo sport e il giovane, i nostri giovani, sono praticamente cristallini. Sono natura, è praticamente tutta cosa naturale. Quindi strutture per i giovani. Investiamo sui nostri giovani, che è il futuro. Grazie. Su questo argomento. E come strutture intendi? Strutture che poi saranno usufruite gratuitamente? Anche possibilmente. Perché ci sono, voglio dire, strutture, nel senso che chi ha soldi da spendere magari ha la possibilità di farlo, però il problema è che un'attività sportiva, spesso perché più figli, è piuttosto onerosa, quindi magari ben venga un contributo perché possa essere gratuita o quantomeno magari meno onerosa per le famiglie in questo senso. Ma sicuro lo sport. Finito? Sì. Altri interventi? Prego. Ma si parla sempre di giovani, però mi sembra che i giovani siano in netto calo, mentre sono in maggioranza le persone anzianote che ho sottoscritto. Quindi non capisco per quale motivo bisogna fare queste grosse differenze tra i giovani. Facciamo tutto per i giovani e i vecchi che facciamo, copiamo tutti. Quindi sarebbe magari il caso di integrare le due cose, portare avanti le due cose nella stessa maniera. Si fanno strutture che funzionano sia per uni che per gli altri, non esclusivamente per i giovani, perché vedo che gente anziana che corre per le strade ce ne parecchio, forse molto più dei giovani, e quindi le strutture dovrebbero funzionare sia per uni e per gli altri ed evitare di fare queste spaccature nette che non portano da nessuna parte. La ragione è andare a casa, di andare all'ospedale a Jesolo, le strutture ricreative per i giovani. Cosa succede adesso? Non essendoci presenti amministratori, ma solo futuri amministratori, noi possiamo solo auspicare che i futuri amministratori tengano presente di queste proposte. Per esempio da rifiuti zero, che forse fa già anche parte del programma, fa parte del programma. Quindi voi confermate che una volta eletti, per esempio, rifiuti zero sarà una priorità vostra, come della maggior parte dell'Assemblea. E poi aiutare i giovani a comprarsi una casa, di avere l'ospedale a Jesolo, le strutture ricreative per i giovani, sono cose che ritenete importanti. Sì, sono cose che riteniamo importanti, essenziali. Ok. Allora, in questa serata voi avete la promessa di un probabile futuro amministratore che queste cose che voi avete votato come importanti saranno portate in discussione in Consiglio Comunale. Altre volte dove viene fatta la parola ai cittadini, per esempio nella mia città, noi siamo riusciti ad avere il nostro sindaco e i nostri assessori che presenti si sono alzati e hanno detto: questa proposta si può fare oppure questa proposta noi la attueremo. Per esempio la proposta più votata dell'ultima volta che abbiamo fatto la parola ai cittadini, che era in piedibus quella sera, il sindaco si è alzato e ha detto: questa proposta noi la faremo nostra e la attueremo. E poi l'hanno attuata. Quindi è una cosa interessante se questo genere di assemblee vede la presenza degli amministratori eletti che portano avanti le proposte. Nel vostro caso qui avete i futuri amministratori, si spera per loro, per la città, che porteranno avanti queste proposte più votate. E quindi vedete che è un metodo semplice, rapido, utilizza pochi strumenti, un computer, un proiettore, un campanello e un timer che è questo softwareino qui che si trova gratuitamente sia per Windows che per Mac che per Linux, basta scaricarsi da internet.
Quindi con questo strumento voi potete portare la proposta più votata dai cittadini nell'arco di una serata all'interno di un consiglio comunale. Quindi quando ci sono i consiglieri presenti, di solito quelli che sono presenti si hanno accorto della bontà del metodo e delle proposte votate, e quindi io quando ho fatto la parola ai cittadini con amministratori presenti, sempre gli amministratori hanno detto: noi faremo nostra questa proposta e la trasformiamo in mozione con la nostra firma e la portiamo in consiglio comunale. Quando ci sono stati i sindaci o gli assessori, hanno detto: la proposta più votata la faremo nostra. Nel nostro caso, l'unico, credo che sia l'unico candidato sindaco presente in questa sala, ha detto: c'è un altro candidato sindaco? Di Musina. Di Musina, quindi non di Chiesa. No, no. Ok. No, comunque dicevo, se c'è, ci fosse stato qualcun altro di Jesolo, potevamo chiedere anche lui se voleva portare avanti. E, storicamente questo metodo è stato usato decine e decine di volte in tutta Italia, ci sono vari gruppi, per esempio a Marina di Massa e a Rimini, che hanno proprio creato il programma della lista civica con questo metodo fatto nei vari quartieri, anche nella mia città abbiamo fatto così. E adesso però vi mostro gli esempi. Intanto questo non ci arriveremo dopo la fine, questa è l'iniziativa di legge popolare su cui stiamo raccogliendo le firme, in cui chiediamo che il quorum del referendum venga azzerato a livello nazionale e varie altre proposte che poi vi racconto. Ma nel mondo esistono esempi di democrazia diretta molto evoluti e che funzionano da parecchio tempo. Però bisogna iniziare a parlare dal quorum, capire cos'è. Il quorum, sappiamo tutti perché ci abbiamo sbattuto addosso anche di recente nel 2011, è il numero di partecipanti necessario perché una votazione sia considerata legalmente valida. Cioè vuol dire che qualcuno che aveva il potere di fare le leggi ha deciso così. Non è una legge divina, ma è proprio qualcuno che ha avuto il potere di fare una legge di questo tipo ha deciso che ci fosse il quorum. A cos'è che si applica il quorum? Tutti noi sappiamo che si applica al referendum, ma non è così in tutto il mondo. Per esempio in Serbia esiste il quorum nelle elezioni del Presidente della Repubblica, cioè se non vanno a votare il 50% dei cittadini vengono invalidate le elezioni del Presidente. Tant'è vero che nel 2002-2003 sono state ripetute perché sono state, si era raggiunta l'affluenza del 45%. Quindi alla terza volta, nel giugno 2004, Boris Tadic, che è anche l'attuale presidente serbo, ha superato il quorum del 50% e ha vinto le elezioni. Però le prime due volte erano state invalidate. E cosa succede quando una elezione presidenziale viene invalidata? Semplice, c'è un supplente, che in questo caso era il presidente del Senato. Quindi chi sostiene la bontà del quorum nei referendum, per coerenza logica, dovrebbe dire anche: allora mettiamo il quorum anche nelle elezioni dei rappresentanti. E non è detto che in Italia tutte le elezioni dei rappresentanti avrebbero un esito positivo. Ci sono molte città in Sicilia e Sardegna, ma anche nel mio Trentino, ci sono state elezioni di rappresentanti che non hanno superato il 50%. Se ci fosse stato il quorum del 50% sarebbero state invalidate. Quanto è il quorum? Siamo tutti abituati a pensare che il quorum è il 50%, ma non è così dappertutto. Per esempio a livello nazionale c'è il referendum confermativo, cioè quando i nostri rappresentanti modificano la Costituzione senza la maggioranza dei due terzi, questa modifica deve essere approvata dai cittadini con un referendum che non ha il quorum. Chiunque va a votare, il referendum è valido. Poi a livello regionale il quorum varia abbastanza, dal 50% del Veneto, per esempio, al 45% della Val d'Aosta, il 33% della Sardegna, al 30% della Toscana. Quindi a livello regionale il quorum è molto cambia. Nella Toscana è il 30% perché hanno un quorum variabile in base all'affluenza elettorale. Cioè il 50% dell'ultima affluenza delle votazioni regionali. Siccome nel 2010 in Toscana sono andati a votare il 60% dei cittadini,
il quorum ha una scusate, il referendum ha il quorum del 30%. Le province hanno tutte il quorum del 50% nel referendum, tranne la provincia di Bolzano che ha il quorum del 40%. I comuni hanno quasi tutti il quorum del 50%, poi ce n'è uno in provincia di Trento che si chiama Sovera che ha il quorum del 70% e altri che hanno quorum più bassi, per esempio Ferrara al 40%, e poi ci sono due comuni che hanno il 15% e 10 comuni che hanno lo 0%. Vediamo quali sono. Cortaccio e San Candido, in provincia di Bolzano, ha un quorum del 15%. Tutta la lista successiva, Verano, Pisei, fino a Tarento e Sassello, hanno un quorum del 0%. Vedete, sono tutti i comuni in provincia di Bolzano, tranne uno, Villa d'Algarino, provincia di Trento, e uno, Sassello, in provincia di Savona. Sono tutti i comuni che hanno il quorum 0%. Quindi quando i vostri amministratori vi diranno ma non si può togliere il quorum, ditevi ci sono già 10 comuni in Italia che l'hanno tolto. Quindi per legge si può togliere, basta volerlo togliere. No, non pagate di soldi al comune, che lo prevede la legge elettorale. Ok, adesso risponde chi ha pagato la serata. Giorgia, rispondi. Sì, praticamente nazionalmente ci sono delle agevolazioni sia sulle poste, su luoghi pubblici e sull'IVA di appunto Maritzlai o Maritini o cartelloni pubblicitari. Però è a discrezione del comune, il comune di Roma non ha messo e anche invece c'è il 4% sull'IVA, su, appunto su, per esempio su questa sala abbiamo una riduzione invece del 20 del 4% e così c'è certo, tutta una serie di postali. Quindi 180 euro compresi 4%. Più 4%. Quindi 187 euro. Altre domande? Prego. Una domanda un po' tecnica. Allora, io ho avuto modo di leggere il tuo libro. Ho avuto modo di vedere una attività proprio in inglese, sempre un dubbio, subito, no? Però molto completo. Ogni referendum ha un costo esorbitante, nel senso che la Svizzera si pone una serie di referendum insieme da Marina, no? Di supercartoni, eccetera. Però praticamente è un referendum quasi giusto. In Svizzera in senso di noi abbiamo un referendum una settimana, perché dobbiamo decidere se non c'è il prossimo tempo. Ma la legge è fatta dei costi anche competitivi. Come viene svolto dal punto di vista della democrazia diretta, cioè se io cittadino vado a partecipare attivamente su questo tipo di operazioni, al primo discorso referendum, dalla parte c'è anche un poco di lanciamento della cittadina finanziaria per poter permettere un paio di cose, no? Sì. Questo è un dubbio che mi ha stato detto. Che anche una buona risposta, in Svizzera fanno. Forse dove fanno più referendum, quindi messi insieme confederali, cantonali e comunali, sono tipo 16 referendum all'anno, che è Zurigo. Lo fanno diviso in tre domeniche, che viene deciso dicembre dell'anno prima, si dice che l'anno dopo.